Questo è il nuovo video e oggi faremo i preferiti del mese per quanto riguarda novembre. Iniziamo subito. La prima domanda è canzoni preferite del mese. Allora, io ne ho ascoltate due, adesso vi faccio sentire. Una sono degli Shawn Mendes, Stitches. L'altra che ho ascoltato moltissimo, che avrete sentito dappertutto anche voi, è Hello di Adele. Questa era l'altra. Seconda domanda è film, telefilm del mese. Da telefilm io ho preso anche tanti gadget per quanto riguarda la serie e il telefilm. Once Upon a Time è il telefilm che parla di tutte le storie mischiate che vengono sparaflesciate in un'altra dimensione, un altro mondo, tramite un incantesimo, ed è bellissima, seguitela. Film, è come chiedere come ti chiami. Io ho guardato Hunger Games, la parte 2 al cinema, il mio ragazzo, ed è stato bello. Mi aspettavo un pelino di più, un po' più magari, non dico di azione perché era basato soprattutto sull'azione del film. Ho anche pianto perché, cioè, ecco, niente spoiler, però, ecco. E niente, comunque mi è piaciuto. Per quanto riguarda profumo del mese, ho usato tantissimo questo qua, è Fleur di Avon, e vi assicuro che non mi aspettavo così tanto. E poi è anche carino perché c'ha questo fiorellino qua bellissimo. E è molto dolce come profumo, e a me piacciono veramente tanto questi accessori preferiti del mese. Questa collanina che ho addosso anche adesso, vi lascio una foto. È comunque la collanina di Big Hero 6 di Baymax, e la sua facciotta è bellissima. Scarpe del mese sono questi stivali, ve ne faccio vedere solo uno, che sono lunghi e hanno una zeppa. Ho comprati, non mi ricordo dove, Pittarello credo, non mi ricordo il prezzo, però mi dispiace. Prodotti del mese, allora, sono tre. C'è stato il Black Friday e ci sono stati diversi sconti, e ho acquistato queste ciglia finte da Kiko, che ho utilizzato tanto. Le ho pagate, anziché 7,50, le ho pagate tipo sui 4 euro. C'era anche la colla e mi piacciono. E questi invece li avevo già prese io, tutti accessori, cioè prodotti di Kiko. Questi sono Smart Lip Pencil numero 712, questo colorino qua, e l'ho usato tantissimo, infatti non c'ho neanche più la punta, poverino. È veramente molto carino, molto tenue come rosa, è un rosa antico tipo. E questo che ho qua da un po', che infatti mi sono promessa di finirlo, che è un mascara di Kiko, il Unforgettable Mascara. E in curva le ciglia l'avevo comprato tempo fa, ma io sono stata abbastanza stupida perché le mie ciglia sono molto incurvate anche senza piegaciglia, senza niente, quindi non mi serve più di tanto, però mi sono detta vabbè, finiamolo. Quindi questi sono i miei prodotti. Cibo del mese, sono stata penso 2 o 3 volte al McDonald's, quindi diciamo che è stato quello il cibo del mese: McDonald's, un panino, delle patatine. Quello, il classico che si prende. Cover del mese sono due che ho usato veramente tanto. Allora, questa che mi è stata regalata da un mio amico, cioè tre miei amici, non facciamo nomi, vabbè, uno in particolare, e mi piace molto. E questa che è simile, che mi è stata regalata da una mia amica che le ha cambiato telefono, sono per il 4, l'iPhone 4, 4S. Foto del mese ve la lascio qui da qualche parte, è una foto che ho scattato nel mese di novembre con il mio ragazzo. Mi piaceva, è stata anche per diverso tempo, penso proprio per il mese di novembre, l'immagine del mio profilo di WhatsApp. Evento del mese, proprio stiamo parlando di novembre, quindi l'1 novembre io mi sono fidanzata e
sono anche tuttora fidanzata e quindi come evento metto questo e sono felice, quindi questo è un bel evento secondo me. E applicazione del mese, vi lascio la foto se riesco da qualche parte, e sono una Snapchat che magari conoscerete in tutti, se volete seguirmi mi chiamo Giulia_Borrelli. E niente, l'ho usato diverse volte perché ho fatto anche diverse foto, quindi un po' questa è l'applicazione del mese di novembre. E l'altra si chiama Kill Shot Bravo ed è un'applicazione un po' violenta, devi sparare, sei un militare, devi sparare, e io mi sgaso facendo questi giochini qua, quindi è stata questa la mia applicazione del mese. Questo era il video, spero vi abbia tenuto compagnia, vi mando tanti baci, al prossimo video, ciao!